Buonasera ragazzi, ciao a tutti, Nick raga, bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Land of Italy. Anche oggi siamo qua in compagnia del signor Mitigaccio. Ciao ragazzuoli belli, buona domenica a voi ragazzi, buona pizza con l'ananas. No, quella è la vedete che è la sua preferita. Allora, ti stavo per dire, ma scusa un po', ma tu ogni giorno che passa... Ogni volta che vieni a giocare con me ti vedo sempre più vecchio, sempre più roba bianca. Prima la barba, mo' i capelli. Un altro po' te cadono i capelli, un altro po' te cade anche il pippolo e siamo a posto. E compà, devo per forza iniziare a fare i capelli bianchi perché stiamo per arrivare a dicembre. Anche se quest'anno io penso... Bravissimo. Anche se io penso che quest'anno Babbo Natale arriva col costume e non con la renna. Perché ci fa caldo? Vabbè. Sì. Va bene, allora dai, vai, cominciamo a lavorare. Dunque, ragazzi, io ho passato un po' di tempo off camera a ranghinare, perché col mini ranghinatore ci è voluto un po' di tempo. Quindi abbiamo quest'erba che va solo caricata. Ma non, no balle, no balle, perché la devo dare alle pecore. Quindi c'ho il cassone da carico, utilizzerò quello. Invece tu, compà, puoi, tipo portare indietro tutta sta roba. E quindi ti lascio il Fiat Agri. E praticamente però poi ciao. Poi carichi le balle, quelle di paglia che stanno nel terreno 10 e 11 col cassone quello lì autoload, va bene? Ok, insomma porta tutto indietro, va pian pianino, va bene? Pian va pianino bene. Tutto. Anzi, io ti carico il Fiat sul carrello, così poi te lo ritrovi già bello che è pronto da portar via. Allora ragazzi, praticamente oggi avete detto, alcuni di voi a Mitigaccio, oggi a Mitigaccio nella sua live gli avete detto: Mitigaccio, di a Nick che deve portare il Landini 16500. E quindi Mitigaccio mi ha detto: Nick, che lo porti sto trattore oggi? Dico: e perché no? Tanto un trattore in più fa sempre comodo, è un bel trattore, allora oggi prendiamo quello. Speriamo giustamente che Mitigaccio non lo fa finire nel fosso. Anche a quello, quello è il battesimo di fuoco. Il battesimo di fuoco. Mitigaccio li battesima buttandoli nel fosso i trattori. Bravissimo, bravissimo, sì. Allora ragazzi, quindi vi lascio poi ovviamente in descrizione il link di sta mod, se Mitigaccio ce l'ha sto link, perché io non ce l'ho, me l'ha dato lui sto trattore. Quindi in caso, vabbè, comunque in descrizione ci trovate tanti link, raga. Tipo anche quello per comprare questo gioco scontato. C'è anche il canale di Mitigaccio in descrizione, raga. Allora, dunque, quindi, però te lo devo chiedere a te, compa, ma sto trattore è nel mod hub o no? No. No, quindi è solo per PC? Sì. È il link che ce l'hai che magari lo vogliono, no? Giusto? Per dire. Sì, te lo recupero, non ti preoccupare. Va bene. Quindi, ragazzi, questo trattore, almeno per ora, è solo PC. Non chiedetemi quando esce su console, perché io non ne so niente. Al massimo lo può sapere Mitigaccio, io non ne so niente. Non penso che uscirà su console, raga. Oh, niente, boh, non, vabbè, insomma, noi non lo sappiamo, non so manco chi l'ha creato, quindi vabbè. Ma da dove, da King Mod, dove l'hai preso sto trattore? Scusa, giusto per chiedere. Quello me l'ha passato DJ Mac. Ah, e okay. Sicuramente o farmingsimulator22mods.com oppure kingmods.net, sì, sicuramente. Insomma, io sto portando esterno. Una cosa che non so da manco da dove viene fuori, vabbè. Ma okay. non ti preoccupare, è un trattore italiano, l'ho ma portato... Che ok, ma questo cos'è, per le risaie? Queste ruote cos'è? Qui, le ruote tutte di metallo. Eh beh, sì, no? Non lo so, penso, perché mi ricorda qualcosa a me. Probabile. Quanto caspita di ruote ha questo? Ammazza. Vai, che bello, è bello. C'ha anche pneumatici stretti. Autotronic, Datatronic, non so che cos'è. Ah, è dentro all'abitacolo. Quello. Datatronic. C'è un computerino tipo. Lo pio Datatronic. Aggancio Datronic. Frontale. Vai, Datronic. Aggancio frontale, perché no? E basta, raga, macca a gomme le tengo standard, lo compro. 30.000 euro, va bene, dai. Avanti, mo abbiamo tre trattori, uno cingolato e due non cingolati. Ora con i trattori per ora direi che stiamo a posto. Eccolo qua, guardate quanto è bello. Ma davanti non c'ha l'aggancio frontale questo?
È fatto proprio bene. No, davanti chi conosceva l'aggancio? Io non mi ricordo se l'ho messo o non l'ho messo. Io l'ho preso base con papà perché è difficile e non ne spendo tanti soldi, lo sai. No, 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 nel senso non c'era l'opzione. Davanti non c'è tipo l'attacco frontale. Non lo so, compa, io non l'ho visto. Perché mi sa che io l'ho preso base, ripeto, compa, non ho visto tutti quegli optional. E te sto a dire che nell'optional non c'è niente al riguardo. Però dico davanti, vabbè, mi pare che va non bene, tanto fa il suo lavoro, tranquillo, compa. Ho capito, ma se mi serve attaccarci qualcosa davanti, mi attacco io. Vabbè. T'ho preso. Eccola là, un altro fosso, andiamo. Vai, mi dicaccio, piglia i fossi. Vabbè, raga, comunque, dai, vi faccio anche vedere un po' l'interno di questo bel trattoruccio. È fatto motor, bene, è fatto veramente bene. Motor Drezal, Zap Fallen, Fargeschwindigkeit, sì che sono stato in Germania. Meno male che lui è tedesco, roba. Io tedesco, io tedesco, sono stato in Germania a lavorare, non che sono tedesco, cacchio steddi. Allora, e che ne saci io? Antfenung, Zale, Wartung. Beh, quelle due almeno, bene o male, me le ricordo. Allora, vabbè, va. Allora, devo portare. Già che ci sto, porto indietro qualcosa pure io. Perché tanto mi trovo qua. Quindi davanti pare che non c'è niente. Pare che non c'è l'attacco. Ma male che va, se l'attacco non c'è sul serio. Allora c'è il come si chiama? Quello di Peppe. Che Peppe aveva creato il. Quello lì, insomma. L'aggancio per i trattori che non ce l'hanno. Quindi male che va, prendo quello. Però boh, vediamo. Forse c'è, mi sembra. Forse è un po' piccolo. Vediamo se funzionano le frecce. Funzionano! Arrivo a palo! Preso. Che miseria. Mi hai preso il palo. Già, cioè, tu l'hai battezzato stavolta, eh? Sì, capirai, il palo non è il fosso. Vabbè, no, dai, sembra un trattore nuovo, ma vai addosso un palo. Aspetta, non lo so, mi sbatte da qualche parte qua. Boh. Sto arrivando. Vai, io intanto sto a parcheggiare, vai. Vabbè, vai a piglia il cingolato là. Vai, devo pigliare le balle, mo, ho preso già tutto. No, ma il cingolato l'hai preso? Sì, sta in farm. Vabbè, questo l'ho portato io. Mo piglio giusto il cassone e vado a pigliare le balle di paglia da su. Esatto, però siccome devo ci scaricare stanno quelle due balle, esatto. Bravo. E quelle lì le vai a scaricare, ovviamente. Alle pecore. Bravo. Compa, ti posso dare un consiglio in questa mappa? Dica. Semi di soia. Ok. Beh, sì, tanto alla fine animali, a parte le pecore, non ho altro. Ma proprio tantissimo, compa. A me è difficile, un campo mi ha fatto guadagnare 100.000 euro. A difficile. A facile dovrebbero essere 300.000, tipo. Boh. Allora, io intanto prendo il cassone da carico, finiamo di da mangiare alle pecore. Anzi, a proposito di pecore, mi avete scritto nei commenti che devo dare il retto a Miticaccio. Non so come fate a dire queste cose. Mamma, ragazzi, è un orgoglio. Sciocca. Grazie, raga, grazie mille. Veramente, grazie, raga, davvero di cuore che... Veramente, raga, mamma mia, grazie. Io sono veramente allibito quando mi dite queste cose. Però comunque mi avete detto: Nick, guarda, ascolta, mi dicaccio, prendi quelle pecore che hanno quel nome strano lì a bandana lì, va bene, ho capito, le bendaggi. Boh, ma perché, che c'hanno in confronto a queste altre? Non so, sempre fanno pecore. Lana, invece le mountain sono da produzione. Ah sì? Tu dici prendile da latte e da lana. Vabbè, allora. Ah, io non l'avevo mica, no, certo, la mappa è moddata, quindi funziona così. Giusto, perché in genere... Te lo dice sotto, se tu leggi, te lo dice sotto. Eh no, io ero proprio con la testa altrove, difatti qualcuno mi ha scritto: ma Nick, stai giocando nella mappa di Edo e chiedi pure se il 180 è di Peppe. Ovviamente mi avete detto, è quello di Edo, sì, ma io con la testa non ci stavo in quel momento. È giusto ovviamente nella mappa di Edo, ovvio che Edo mette il suo trattore, però in quel momento lì ero veramente con la testa tra le nuvole. Ragazzi, stavo mangiando una pizza con l'ananas.
Ho capito, dopo che te ne mangi tutte te divento scemo io, capito? E quindi, ragazzi, niente, vabbè, può capitare. Oh, io c'ho 36, mi ricaccio qua, quasi 39, che volete? E qua siamo a far vecchi, oh, già mi ricaccio, non c'è proprio più. Io ancora, un pochettino. Più o meno, diciamo che ci sto, non ci sto, e alterna la cosa. Ah, vabbè, quando fai una cinquina chiama. Tralalai, ma com'è bello, bello sto trattore, mi piace. Lavora bene. E che non devo fare quelle dannate balle, so pure contento perché mi ero decisamente rotto le balle di fare balle. Compa, ma secondo te ti posso dare un trattore di merda? Che vuoi? Io ti posso dare un trattore di M? Ah no, che c'entra? Chi ha detto che i trattori sono brutti? Io non mi sono mai lamentato dei trattori. No, io ti posso passare mai un trattore di M? Ma io non stavo parlando dei trattori, io stavo parlando, dico, bello che finalmente c'è un cassone da carico e non devo fare le mini balle, capito? Che c'entra il cassone, che c'entra il trattore? Ah, no, pensavo che parlavi col trattore. Che hai detto? Io parlavo col trattore. Vabbè, tu non lo so, tu che parli con le pizze con l'ananas, tu ci parli. Ragazzi, scrivete sotto nei commenti. Ha detto bello questo trattore, lavora bene, raga. Ma poi mi sono messo a parlare del cassone. Sì, ma poi sono passato al cassone dopo del trattore. Scusa, ma dove caspita ce l'hai le balle? Ah, là. Io le balle non si sono mai spostate da quando sono nato. Ma scusa, dove ce l'hai? Ah, il 10 e l'11, l'8 e il 10, andiamo qua, andiamo. Sì, 7 e l'8. Il figaro e il potone. Sti campi qua sopra. Nick è ricco, raga. C'ha pure i campi qua sopra. Mamma mia, quanto guarda, è ricco, raga. Io un campo solo campi, c'ho. Guarda che quei campi lì ce li ho da, cioè, me li hanno dati proprio inizio partita. Quelli là mi hanno dato, Beato, compà. Io manco gli occhi per piangere. Ma c'ho. Che cos'è sto coso qua? Ah, hanno detto, compà, la prossima serie tua la vogliono vedere a difficile, eh? Ah, certo. Che è sto coso? Water fill point. Ah, qua è dove posso caricare acqua. Certo. No, proprio dal fiume. Sì. Vabbè, a parte che era ovvio, voglio dire, lo faccio già di base ovunque, però. E ste piante davanti. Dio. Ok. Vagabondo che sono io. Non era così? No, avevo preso un attimo un fossetto, meno male che non era... carica balle. Arrivo. Sto portando tanta bella erba per le pecore, no, per te. Ecco perché tu sei sempre fatto. Ah, no, beh, bello come c'è scritto carica balle. Carica balle c'è scritto a bassa superficie di carico. Ma stai caricando quelle di paglia? Certo, fra. Ok, e quelle di paglia quindi le dobbiamo dare sempre alle pecore? Sì, ma non le accetteranno tutte, mi sa, eh? Ah, vabbè. Vabbè, intanto però le vogliono, non so per quale motivo, ma le vogliono, quindi noi... Pure io non ho capito il motivo, io non le ho messe, compa, si producono di brutto. Io non gliele ho messe, però se dovevi mettere, mettile. Cioè, mi dicaccio ovviamente le cose, lascia, arriva, puff, butta a terra, do capita... Aspetta che sto andando a credere. Mo le metto e porto io là. Ti ho chiamato a te per caso. No, mo concludo io, non ti preoccupare. Tanto devo tornare con queste. Allora, aspetta, io vado di retromarcia. 16.010, oh, pigliate che è roba buona, è di prima qualità. Che persino mi ti caccio se la piglia tutta sta erba, se no. Allora, aspetta, quindi intanto prendo le bandane. Aspetta. Le Bentheim. Che sono le prime? Le bandane. Bravo, sì. Sono le prime. E tu hai preso, invece le pecore. Tu hai preso normale. Le Mountain. Allora, inoltre, bisogno di acqua. Gli agnelli. Ormai non c'è più. Allora, le pecore producono lana. Il socio, povero agnelli. Vabbè, e sta in sciaffo qua. Gli agnelli, pecora, inoltre le pecore, lana. Ma scusa, fanno tutto. Qua c'è scritto fanno lana. Le pecore producono lana. Ma no, le mountain. Le pecore producono lana. Mountain. Tu hai preso le mountain, quelle marroni hai messo. No, le no, Bentheim, no, no, sì. No, io ho preso le Steinschaff. No, io ho preso le Stein.
che so pure da... Sì, ma ne producono di meno rispetto alle Bentheim. Ma do cacchio, vabbè, sta scritto che fanno di più. Io sto diventando scemo qua. Fra, se te l'hanno consigliata è così, fidati. No, veramente ma tu fidati. L'hai detto. Ok, ma loro guarda... mi hanno dato ascolto, perché sicuramente ho ragione. Ma guarda che l'ultima volta mi hanno detto, guarda, fai popcorn che guadagni tanto, e poi alla fine invece non si guadagnava niente. Quindi, cioè, non è che tutto quello che viene detto è per forza così, cioè io non lo so, capito? Cioè, vabbè, senti, allora... rimani con le stain e non mi rompe le stain, capito? No, un po'? Vabbè, ma io le Bethlehem qua le prendo, non è un problema, però... vabbè, oh, senti, fammele pigliare. Agnelli. Avevo preso le pecore direttamente l'ultima volta. Pecora. Eh sì. Oh, io non ci sto a capire niente. Senti, piglio un paio di bebè. E tanti saluti a te. Metti allora. Pure il maschio pure. Te pareva. Te ben te. Vabbè. Montone giovane, sì, tanto. Compra. Ok. Ma che poi... Palo. Le pecore mangiano acqua, no? Mangiano acqua, sì, e bevono erba, certo, compà. Sì, le capre mangiano, hanno bisogno di acqua, le madri delle capre. Queste producono latte di capra. Ecco, vedi, se vuoi fare il latte, c'ho la capra, no le pecore. Capra, io capra so, fa il latte. Non so di che cosa si sta parlando, non lo so veramente. Oh, fammi pigliare 10 capre. Oh, così è felice coso. Sgarbi. Bravo. Ecco, ho anticipato io. Caprotto, capretto, maschio di Bentelem. Dov'è? È qua come affamo. Basta, basta. Perché io non ci sto a capire. Oi, salvo a lei. Ma che sta? No, va dentro. La paglia va qui. Devi entrare dentro. E la paglia va lì, capito? Non, perché tu hai disattivato di così? È giallo, sulla cosa gialla. Ah, vado. Capito? Dall'interno a sinistra. Sì, mo mi ricaccio che ce la fa. Perché mi aspetta, mo deve scaricare giustamente così, bravo. Oh, bello te zio, che sei carino. Tu scappi, oh. To. Io non vedo un cavolo, qual è to? To. Sì. Oddio. Madonna. Sicuro che ha fatto il pieno, per forza. Sì. Ricarica, allora, ricarica, okay. Ricarica. Ricarica, 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 Madonna, ricarica. Ma che? Oh, ma che sto vedendo? Ricarica, ricarica. A posto. Senti, fai una cosa. Non lo so, perché dove le scarichiamo se no? Dove le mettiamo? Io le rimarrei qua dentro. Io le rimarrei. Vabbè, io me ne scappo invece. Io le rimarrei qua dentro a posto. Mamma mia, vabbè. Chi so io per lamentarmi della grammatica di Miticaccio? Oh, io le rimarrei qua dentro, si può dire. Ma che stai a dire? Oh, io le rimarrei qua dentro, si può dire. È per quello che ti dico, io sono ignorante pure, quindi, cioè, mi suona malino, però sono ignorante pure io in grammatica, quindi nel dubbio lascio ai commenti. Fate una colletta, li facciamo un corso. Ah, io parcheggio sì, qua, questo qua. Quello sì, mi serviva. Io volevo imparare la grammatica. Solo che la maestra ogni volta che non capivo mi pigliava schiaffi. E pensavo più ai schiaffi. A quei tempi che le maestre prendevano menavano, schiaffi, ragazzi. È vero, è vero. Sì, con gli anelli sulle dita pure. Ecco, sono contento che non c'è più. Mi dissocio. Allora, però mio cugino mi fa: era la mia insegnante migliore. Vuol dire male. Che lui in grammatica è troppo bravo. Sì, però c'è un problema, ragazzi, qui. No. Io là c'ho altre balle. Come faccio a prendere dentro il campo le altre balle? E lasciala a terra e tanti saluti, oh. Che te devo dire, tanto. Che vuoi fare? Dove le metto? Gli metto un capanno per quelle balline? Lasciala a terra oramai. Che ne so, lasciale lì vicino e poi... Perché ci voleva un buco dove metterle. Non lo so, c'è, vediamo. Sopra c'è la stalla dei cavalli, ma costa 225.000 euro. Sì, te saluto, aspetta. No, ma dico, nella nostra farm non c'è tipo un piccolo capanno, una c'è, cosa, non c'è, niente. Non c'è. Ma ci dovevano pensare, però. Non le mettono tutte quelle balle. Sì che tanto non ne faccio più, se non le uso. E se non c'ho macchinari per farci soldi, che le vado a fare?
Ma difatti tanto a sto punto è meglio fare semi di soia, appunto, che quelli neanche le fanno le balle, non ce ne fai balle da quello, quindi meglio ancora. Come lo scarico questo qua? Che carino è il nostro Landini. Poi abbiamo tre trattori, tre trattorini. Ah, che poi comunque, raga, vabbè, il Fiat non lo vendo il 180, perché qualcuno dirà: nicchia, ora che c'è Landini vendi il 180 perché c'ha troppe ore. Ma col cavolo, raga, mi danno 1000 euro, mi danno. Dopo che lo vendo per 1000 euro non ne vale la pena. Un trattore in più è sempre meglio che 1000 euro. 1000 euro non ci faccio niente. E poi vabbè, mi avete consigliato l'ala verda come trebbia. La prossima volta più piccole ste balle, compa, mi raccomando. Sembra una wafer alla vaniglia. Ma ora poi... Aspetta, a proposito, forse è a noleggio quello. Mi sa che lo restituiamo. Sì, è noleggiato. Sai perché? Perché alla fine... La prossima volta mi prendo l'altro, quello che fa le balle normali. Quindi questa qui, ora come ora, non mi serve, gliela mando indietro, vai. Non mi serve più, basta. Aspetta, ma che ah, ok, l'imballatrice. L'imballatrice, visto... Che poi mi sa che prendo quella che fa le balle grosse, quelle normali, va, rotonde. Molto meglio. Intanto mi ricaccio... Ci sei? È morto. Silenzio, compa, sto sistemando le balle, le ho sistemate bene bene. Immagino. Va bene. Allora, raga, quindi oggi... Quando mi ricaccio in silenzio, è come i bambini, stanno facendo un qualcosa, non ti preoccupare. Danni. Acqua. Servirà acqua. Un pa, quando finisci, giri di acqua. Io andando finisco con l'erba. Abbiamo preso le Bendheim. Insomma, vabbè, abbiamo preso capretti e roba varia. Quindi ora poi con calma vediamo, dovranno fare latte, lana. Ma difatti dice latte, ma fa una lana. Ma la fa, ma questo recinto fa lana, compà? Ne fa tanta, fidati, la fa dentro il garage. Ah no, perché siccome qui non c'era scritto lana, ma nella produzione c'è scritto solo latte, ho pensato, caspita, devo vedere che mo questi non fanno neanche la lana. Mi fa piacere, quindi in pratica io da questo recinto faccio latte e lana, buono. Doppio latte, doppio. Ovino e latte di come? Capra. Vino, e i pecore che fanno vino. Latte, ovino, ovino, ah. Latte, ovino e latte di capra. Io veramente, regalatene un amplifon pure, ragazzi. No, io ho capito latte o vino. Oh, io ho capito latte, spazio, o spazio, vino. Dico, ma che cacchio sta, dico, queste pecore che fanno il vino. Che la pecora, lei mi fa un poco di vino? Aiutatemi, ragazzi, per piacere, aiutatemi. Aiutatemi. Signora pecora, ma lei è talmente pro che mi fa pure l'aceto, eh? Se la rimane in altro pollo, voglia che ti fa l'aceto. Ma veramente, ragazzi, ma voi vi rendete conto che con miticaccio uno proprio impazzisce, non ci capisce niente. Con miticaccio, no, io con Nick. Latte o vino? Ma... Latte o olio, no? A proposito di vino e olio, sta mappa chissà dove sta il vino e l'olio, insomma. Ah, lì davanti c'è un terreno acquistabile a vino, forse a uva. Compa, fermati, devi comprare i cavalli prima. Io non sto comprando niente, io sto parlando, guarda, lì c'è un terreno a chip e chop, capito? Chi t'ha dei cavalli? Ma ti faccio prendere un bel collezionabile. Ah, mi dica, c'è quello dei collezionabili. Allora, vai al campo 40. E a gallina canta? Sei al campo 40? No. Momento. Che parcheggio in mezzo alla strada, che dietro di me c'è l'autobus? Aspetta, Allora andiamo a prendere sto coso perché siamo senza soldi. Campo 40 e mi dicaccio canta. E dov'è sto campo 40, mo? Dai, vicino okay. Alla latteria. Sì, ci sto. Ora prendi la discesa di Borgo Piccolo. Sì, vabbè, che io mo so dove è la discesa di Borgo Piccolo. La discesa che fa là a fianco alla latteria. C'è una discesa che ti porta in piazza. Ma non mi puoi dire dov'è direttamente senza che mi fai confondere? Sì, compa, devi andare lì. Devi salire la salita. Salire la salita.
Prima dice scendi, poi dice sali. Allora, dopo la latteria c'è una salita sulla sinistra. Non lo so se mentre sto andando... Mentre sali quella salita, ci sono, c'è a destra delle scale che si scende, che sono gli scivoli dei bambini. No, mi sa che il collezionabile sta su uno scivolo di un bambino. Prendilo. Che miseria, come spiegami di caccio, le spiega come un bambino, non ci ho capito niente. Aspetta, arrivo io e mi segui, Su che canale? Allora, campo 40, latteria, sto qua, vieni da qua, questa è la strada principale, la vedi? Oh, la macchina. Vedi che era dall'altro lato. Ora, vai avanti da qui, giri a sinistra, sali la stradina di Borgo Piccolo. Qui a sinistra fanno delle scale. Qui. Fanno. Qua. Ma non è che ci stanno, le fanno proprio adesso. Prendi il collezionabile che sta dentro lo scivolo. Ma quale scivolo? Sto coso qua. Sì, ma chi è? Ma questo sei tu? Ci assomiglia, dai. Prendilo. Prendi questa mano. Ma come si entra qua dentro? Scusa. Io oggi sono impazzito 20 minuti. Ah sì? Ah, ecco perché non c'è un cavolo di meglio da fare che farmi venire qua. Cazzarola se piglia sto coso. Aspetta, da sopra. Dai, io con Pa a un certo punto ho detto no. Eccola, l'ha preso. Cadendo si prende, visto? Sì, cadendo. Ecco come sei caduto pure tu di testa qualche giorno. Hai visto? Ma Pa 10.000 euro così gratis. Ma come spieghi tu? Guarda, quei 10.000 euro me li sono guadagnati. Cioè, con Pa io ho detto vai alla latteria a sinistra, c'è la discesa di Borgo Piccolo. Si basa su qualcosa che hai tu di piccolo per chiamarsi così? Non penso proprio, compa, lo sai. Non penso proprio. Ispirato e mi dicaccio. Allora, aspetta un po', va. Io invece mi raccolgo l'erba. Un altro po', guarda, veramente, più che alle pecore, ma la piglio io così me calma. Raga, che lavoro di perfezione ho fatto oggi. Tutte le balle sistemate bello una a una in fila. E il trattore parcheggiato sotto il capanno. Veramente te l'ho detto, va più all'acqua. Comunque, ah, l'acqua, è vero, l'acqua. Compa, io abito dal vino rosato. Aspetta, vado a prenderla subito. Dove sta il carro botte? Sempre lì vicino alle pecore. Il pozzo dove l'hai messo qua, compa? Così la carico dal pozzo. Ho messo il pozzo? Sì, ma il pozzo non ha molta acqua, non ci basta comunque. Quello massimo c'è 3.000 litri, quindi non va bene. Devi comunque andare a caricare l'acqua. Prossima volta che consiglio al Nick, ragazzi, un serbatoio dell'acqua più capiente. Ma vabbè. Gli darò quello da 200.000 litri. Eccola. Ma tu non ti devi preoccupare, a parte che poi serbatoio, perché la mia mod c'ha il serbatoio. La mod del pozzo c'ha pure un serbatoio da 100 o 200.000. Perché devo pigliare un'altra mod se ce l'ho già un serbatoio? E mettila, no? Perché mi devi far fare 18 viaggi? Perché secondo te... Aspetta un momento, no! Aspetta, no, botte! Serbatoio, no, botte! Ok. Serbatoio è quello fisso, quello che piazzi a terra. E tu da là puoi caricare l'acqua? Se il mio pozzo riempie il serbatoio, sì. Ah, ok. Effettivamente dove cavolo è il pozzo? Non mi ricordo più dove l'ho messo. Tu... No, aspetta, nell'alma l'hai messo, qua non l'hai messi. Impossibile, perché... Ah, non c'era... E meno male che le aveva sistemate bene le barre. E compa, c'è stato forte vento, portava tramontana, scusa. Ma che chiama, madonna mia, ragazzi? Ma che? Ma questo è pod di due. La ma vendetta. La miniatura di oggi, ragazzi. Sì, la miniatura qua è sto bellandini. Con dietro le balle di paglia sistemate da me belle, no? Sì, proprio. Mamma mia, raga. Oh, ma questo è pod di due, la vendetta. O sarà pod di con l'intelligenza artificiale con la voce di Miticaccio e io non ne so niente. Può essere che ieri mi ha messo la podderite, Podrak. Sì, a supposta te l'ha messa, però. No. Dai, compa, stanno sistemate bene. Come dovevo scaricarle, compa? Dimmi tu, uno a uno. Ma io non lo so, così le scarica lui a come viene? Vabbè. Che te devo dire? C'è parcheggio sopra, guarda.
Però effettivamente, se, nella realtà, io penso che ste balle già le avevo distrutte salendoci sopra. Comunque, vabbè, ora poi ci penso zio Nick a trovare una sistemazione per ste balle, no? Alla miticaccio, vediamo, poi rifletto dove metterle. Ma basta che ti metti con la calma un pomeriggio, uno a uno, e li sistemi, mo non ci abbiamo tempo. Quello è ovvio, mi pare giusto. Va bene. Che poi tanto valeva che le lasciavi sul cassone a sto punto. No, almeno... non potevo, dovevo andare a prendere le altre. Ah, vabbè. E quasi quasi sai che ti dico che io sto pozzo lo metto. Ma sì, conviene. Il mio pozzo. Alla fine un po' d'acqua. Anche perché il pozzo nella vita reale c'è, mica non c'è. E ma metti quindi... pure il serbatoio, compà. No, prima il pozzo, poi il serbatoio. Che non è che tu tutti questi soldi. Allora, così produzione... l'acqua la riempio da là, capi? Ho capito. Allora, questo è 3000 litri. Mo lo piazziamo. Mettiamo qua. Vediamo com'è il mio pozzo. Sta bene. Allora, produzione 1000 litri all'ora. Distribuzione. Così va a finire. Anzi no, per ora è... Boh, è che come dice Medicaccio, effettivamente se non metto quello non c'ha senso. Vediamo un po' dove stava. Tanto poi nel prossimo episodio, ragazzi, trovo un altro collezionabile, no. E ci copriamo. Questo qua è quello da 20.000 litri. Potrei benissimo piazzarlo qua. Compa, alla cantina ti dico ci sono 3 collezionabili. Così la prossima volta li cerchi. Avanti, qua abbiamo questo. Oh, sì, perfetto, sì, ok. E questo lo mettiamo pure in distribuzione. Ok, così il serbatoio... Aspetta, compa, livella un po'. Il pozzo lo riempie. Che ha fatto, vedi qua? No, non ti preoccupare, caricherà lo stesso, non ti preoccupare. No, l'ho messo automatico, ha fatto lui così. L'acqua non è un problema. Ok. Okay, va bene, perfetto. Va bene. Ah, concludiamo qua, vicino a Landini. Certo, ma scherzi, Landini bello, guarda quanto è figo, guarda. Fatto veramente bene. Allora, ragazzi, dunque, spero tanto che il gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Medicaccio, in descrizione trovate... la mappa e tanto altro, insomma. Va bene, vi salutiamo, ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao, bellissimi. Ciao.